stampa, media, TV. Vabbè, è eccezionale, insomma, come ha detto anche Carolina, è una chiusura di carriera meravigliosa che uno vorrebbe davvero averla sempre così. E adesso andiamo a seguire, dunque, Paolo Bacchini si è portato al centro della pista, lui seguirà il suo programma lungo sulle musiche del Cirque du Soleil. Perfetto il triplo Axel, ma comunque neanche caduto completamente. Cade il triplo loop. Triplo salto e triplo salto. Doppio tolu e doppio tolu. Axel, errore anche qui.
Paolo Bacchini, peccato la caduta sul triplo loop, poi insomma altri errori nel programma, ma questo è sempre un po' un programma, un buon programma, un programma sulle sue note, no? Sulle sue caratteristiche, come abbiamo visto ieri il suo Pinocchio. Sì, è un programma divertente, è un programma che ha coinvolto il pubblico, infatti li sentivi applaudire, sì, tutti quanti insieme, erano tutti contenti di poter vedere Paolo, naturalmente lo vedono anche spesso pattinare da queste parti probabilmente, quindi è un po' un beniamino di casa anche sì lui. Perché anche lui si allena a Ginevra, Paolo Bacchini di Cavalese, ma appunto l'avete visto abbracciarsi con Peter Grutter, si allenava quindi a Ginevra, l'abbiamo detto, dove si allena anche dove c'è anche Stefan Dambiel. E andiamo proprio per rivedere le particolarità dell'esercizio di Paolo, a parte che è sempre bravissimo nella sua recitazione del suo programma. Sì, decisamente bene tutta la parte artistica, ecco. Un po' meno bene la parte tecnica, anche se al suo attivo ci sono buone, questa combinazione triplo lutz triplo tolup ben scorrevole, atterrata facilmente, e poi l'altra combinazione triplo salchow triplo tolup, quindi due combinazioni con due tripli. Qui invece la caduta sul triplo loop era decisamente troppo in avanti, anche se forse potrebbe anche non essere considerata caduta, ma perché alla fine i pattini erano ancora sul ghiaccio, non aveva proprio tutto il peso sulle mani. Sarà da vedere. Ci vedremo. Ha una carica veramente espressiva, bellissima Paolo. Questa è la salita, il lancio della gamba destra e del braccio destro per il triplo Salchow, guarda la posizione in aria, lo sforzo proprio del corpo che si tende per cercare di raggiungere la massima posizione distesa. Ed eccolo Paolo con il suo allenatore, lui ha avuto una 16ª posizione nella passata edizione degli europei. Vediamo il punteggio per questo suo quarto europeo. 118,95 con 59,57 Technical Elements e 59,38 Program Components, 178,34 il suo punteggio totale, ed è il nuovo best stagionale, perché aveva avuto come best stagionale proprio 107,82, quindi comunque dei miglioramenti per quello che riguarda il suo esercizio.